Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Dado Bugs ed in questo video andrò a consigliarvi 4 libri da leggere a tema videogiochi. Prima di iniziare è bene precisare che questo video è sponsorizzato da Edizioni Unicopli, che è l'editore, ed è per questa motivazione che i libri che ho scelto li ho scelti all'interno della loro lista. Quindi, se siete interessati, trovate il link in descrizione per acquistarli. Inizierei da Storytelling crossmediale, scritto da Diego Caielli e Francesco Toniolo, quindi Storytelling crossmediale dalla letteratura ai videogiochi. Già dal titolo si comprende un attimo il respiro di questo libro, che non è particolarmente lungo, però contemporaneamente si comprende come cerca di andare nello specifico, appunto, dello storytelling, affrontandolo a 360 gradi, appunto, dalla letteratura ai videogiochi. Nel primo capitolo analizza la piramide dei personaggi, quindi le 6 domande della narrazione, trama e comedy, le figure archetipali. Capite bene quindi che il libro va proprio nello specifico di come si narra una storia, in senso generale, quindi non solo del videogioco. Il capitolo 2 è il righello delle storie. Visual storytelling, questo qua l'ho trovato particolarmente interessante, ovviamente proprio per quello che faccio anche io su YouTube. Capitolo 4, i generi narrativi. Capitolo 5, il varco narrativo. E infine, solo il capitolo 6 è specifico del mondo del videogioco. Quindi questo è per avere un attimo chiaro la struttura del libro. Per quanto riguarda il capitolo 6, una narrazione specifica, i videogiochi, mi ero segnato alcune cose da leggervi perché sono veramente deliziose. Il salto evolutivo dei videogiochi nel corso degli anni è stato estremamente veloce. In pochi decenni si è passati da minimali ammassi di pixel ad immensi mondi digitali, liberamente esplorabili e con una grafica sempre più performante. Continua però a rimanere vivo un certo dibattito sulla narrazione nei videogiochi. Viene ancora citata, in parecchie discussioni sulle trame videoludiche, la seguente frase di John Carmack, il talentuoso programmatore che ha lavorato a videogiochi di successo come Doom. La storia in un gioco, disse, è come la storia in un film porno. Ti aspetti che ci sia, ma non è importante. Da allora, era grosso modo l'autunno del 1992, i videogiochi hanno compiuto un'evoluzione incredibilmente rapida e complessa, ma l'accostamento dei termini narrazione e videogiochi hanno continuato a suscitare nel corso degli anni più di un dibattito e non poche problematiche. Discussione si è verificata anche in seno alla comunità di studiosi, principalmente per una sequela di incomprensioni e fraintendimenti intorno alla seguente domanda. I videogiochi sono narrativi? Per sapere la risposta a questa domanda, ovviamente il mio invito è quello di leggere Storytelling crossmediale dalla letteratura ai videogiochi. Manuale di critica videoludica è quello che effettivamente mi interessava più di tutti leggere e in effetti probabilmente anche quello che tra tutti questi qua si rivolge a più persone tra di voi, non solo per chi tra di voi è interessato ad intraprendere un discorso di critico, ma in generale anche semplicemente per acquisire uno spirito critico nei confronti del videogioco. L'autore di questo libro è Marco Accordi Ricards, che è il direttore generale di Fondazione Nigamos, ma oltre a questo, qualora il suo nome non vi dica nulla, probabilmente vi dirà di più il suo nickname. Infatti Marco Accordi Ricards è conosciuto nel mondo degli editoria del videogioco come Metal Mark e probabilmente, se avete qualche anno sulle spalle, senza ombra di dubbio avete letto la sua firma in innumerevoli articoli. La struttura del libro fa un po' un viaggio, una panoramica generale, partendo da quello che è prima il concetto di videogioco fino ad arrivare effettivamente allo scopo della critica. Infatti nel primo capitolo lui parla dell'identità del videogioco, dal significato letterale, i limiti semantici, il video, il gioco, la definizione in chiave evoluzionistica e così via. Nel secondo capitolo affronta la frammentazione del videogioco, si chiama il capitolo, cioè le diverse sfaccettature che può assumere il videogioco all'interno del mercato, quindi inserito come un'esperienza interattiva, il videogioco come cultura, come sport, come prodotto e così via. Nel terzo capitolo parla poi di noi videogiocatori, quindi la divisione tra hardcore gamer, casual gamer e conscious gamer, e fa un'analisi sociologica veramente stuzzicante, veramente interessante. Nel quarto capitolo, i capitoli in totale sono 6, arriva finalmente poi al concetto di critica in sé per sé, partendo dalla recensione, dopodiché il capitolo 5 è l'elemento narrativo e il capitolo 6 è l'elemento strutturale.
Io come passo da leggervi del libro, ovviamente a titolo esemplificativo e non esaustivo, ho scelto un passo del capitolo della recensione. Idealmente la disamina di una recensione tiene conto in maniera esaustiva di tutte le sfaccettature di un videogioco, sebbene l'obiettivo di un recensore, ascoltate, dovrebbe sempre essere quello di trasmettere al lettore lo spirito di un'opera, piuttosto che esaurirne tutti gli aspetti in un testo che per giunta rischierebbe di risultare oltremodo prolisso. Passiamo al terzo titolo, Cinema e Videogame, Narrazioni estetiche ed ibridazioni, di Nicholas Bilkey. Questo libro è il più corposo, in effetti, di quelli che ho scelto, è il più corposo e, a dispetto in realtà del titolo, è molto focalizzato in realtà sul mondo del videogioco. Infatti la struttura si compone solamente, si fa per dire, di tre capitoli, ma sono tre capitoli estremamente corposi. Nel primo capitolo racconta l'avventurosa storia dei videogiochi, cito testualmente come la chiama, e racconta veramente tutto, una ricostruzione eccellente, in circa una cinquantina di pagine di tutta la storia del videogioco, quindi veramente per avere un'ottima infarinatura. Nel capitolo 2 poi parla proprio dei Game Studios, cioè di che cos'è Game Studios, ve lo spiego brevemente, è proprio questo, cioè tutta la letteratura intorno al mondo del videogioco, cioè, come dire, intellettuali che si riuniscono per ragionare in maniera speculativa intorno al mondo del videogioco. Il terzo capitolo invece prende il nome di Il gioco delle ibridazioni ed è poi effettivamente il capitolo in cui si tocca il cuore, potremmo dire, del libro, e volevo andarvi a leggere una cosa che mi aveva colpito particolarmente. Eccolo qua, allora, capitolo 3, il testo ergodico, cinema versus videogame. Nella storia dei Game Studios è da sempre in corso un'accesa battaglia tra due modelli di studio, speculari e all'apparenza inconciliabili, la ludologia e la narratologia. L'entità di quest'ultima è facilmente intuibile. I suoi portabandiera si impegnano nel dimostrare la centralità del racconto di una storia nella costruzione del testo videoludico. La ludologia, invece, emersa nel contesto accademico in una fase successiva, avverte l'urgenza di mettere in discussione il paradigma narratologico. L'obiettivo dei ludologi è perciò stabilire quello che potrebbe essere chiamato lo specifico videoludico, quella caratteristica inimitabile che fa del videogame un medium a tutti gli effetti, capace cioè di generare un certo tipo di comunicazione e di esperienza di fruizione che gli altri dispositivi espressivi non possono imitare. Insomma, ringrazio Nicholas Bilkey per avermi spiegato che io, a quanto pare, sono un ludologo ed ecco perché spesso e volentieri non riesco proprio a conciliare l'idea di alcuni narratologi. A quanto pare accade anche nelle sfere alte dei Game Studios, quindi va benissimo così. Cinema e Videogame è il terzo libro di testo che voglio consigliarvi. Infine, il quarto libro di testo, scritto da Simone Barbieri, è Il glossario dei videogiochi. Questo libro di testo, ragazzi, me lo sono fatto mandare in realtà estremamente per curiosità ed è il libro di testo in realtà che molto più difficilmente saprei, come dire, pubblicizzare. Ecco, come dire, il glossario dei videogiochi è esattamente quello che sembra. È un glossario, è un... spero sappiate che cos'è un glossario, è una sorta di dizionario, però con termini solamente inerenti appunto al mondo del videogioco. Vedete, è proprio la struttura da dizionario. Questo qua è un libro di testo che mi sono fatto mandare, ripeto, più per curiosità, per vedere quali parole, quali significanti sono stati scelti e quali significati hanno tali significanti, e ce ne sono insomma davvero di tutte le tipologie. Da dashing, deathmatch, da arcade, cheater, downloadare, framerate, grabbare, launcher, one shot, one kill e così via, fino ad arrivare anche a concetti che onestamente non conoscevo, come per esempio un idle game. Voi sapevate cosa fosse un idle game? Letteralmente un gioco pigro, un gioco inattivo. Tale definizione è dovuta al fatto che in tale tipologia di gioco l'intervento del gamer è marginale, quando non totalmente inutile. Sono giochi in cui l'interazione dell'utente è secondaria allo svolgimento del gioco, il quale giungerà ad un termine, ad un obiettivo, indipendentemente dalle azioni del giocatore. Ovviamente vi invito a scrivere nei commenti, qualora abbiate capito il concetto, qualche esempio di idle game. Questi sono i quattro libri di testo, sono rimasto
estremamente soddisfatto da tutti e quattro. Vabbè, grazie, che cosa dovevo dire? Il video è sponsorizzato, non avrei potuto dire altrimenti. No, a parte gli scherzi, questo era il quadro generale. Ringrazio chiaramente Edizione Unicopli per questa possibilità di collaborazione. Mi fa sempre piacere promuovere la cultura videoludica. È stato un piacere leggere questi libri e, che dire, ne aspetto altri. Molto volentieri continuerò a leggere altri libri, ma questo in generale, indipendentemente dalle sponsorizzazioni. Mi piace documentarmi su libri di testo che possono essere in manualistica, a me piacciono anche quelle tipologie anche più romanzate, dipende dai casi, che vanno a ricostruire la storia del videogioco in senso generale. Mi piace da morire leggere per quanto riguarda il mio mondo preferito, appunto, che è quello dei videogiochi. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, se siete rimasti fin qui fatemi sapere nei commenti il libro in particolare che siete più interessati a comprare, se ce n'è qualcuno che siete interessati a comprare. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do chiaramente appuntamento ad un prossimo video. Alla prossima ragazzi, ciao!